Per evitare una nuova stagione di chiusure che metterebbe in ginocchio interi settori dell'imprenditoria e categorie di lavoratori che in 2 anni di pandemia hanno pagato il prezzo più alto in termini economici, bisognerà far ricorso alla prudenza, ma anche a ulteriori misure di contenimento del rischio da contagio, come il Super Green Pass, che impone restrizioni più severe per chi non sia vaccinato contro il Covid o non sia guarito dal virus. Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e palazzetti sportivi, piscine e palestre, impianti sci, discoteche e sale da gioco. E questa la lista dei divieti per i non vaccinati, che però non mette d'accordo tutti. E tra le voci che dissentono c'è anche quella del governatore Marco Marsilio. Una questione di numeri, ormai viaggiamo verso il 90% di persone vaccinate. Se il Super Green Pass serve a tenere a casa le persone che non si sono vaccinate, però dandogli comunque la libertà, come è normale che sia, di andare a lavorare, di prendere gli autobus, di andare in fabbrica, di stare nei luoghi dove normalmente si svolge la vita sociale, quindi gli si dà la punizione di non andare al cinema, al ristorante, allo stadio, come se stessero in continuazione a ballare dentro le discoteche. Si riduce di pochissimo la circolazione. L'obiettivo vero è bloccare la circolazione del virus attraverso le barriere costituite dal vaccino, quindi io sono stato contento e soddisfatto dell'anticipo a 5 mesi, è quello che avevamo chiesto, spero che questo anticipo venga presto anche esteso a tutte le categorie di età. Io ho suggerito al governo, e ne ho parlato ieri anche con il presidente Fedriga, che si è trovato d'accordo, di inserire comunque questo diritto all'indennizzo, che aiuta a trasmettere un messaggio rassicurante almeno a quella parte di popolazione che non si sta vaccinando, non perché sia terrapiattista o irriducibilmente complottista e no-vax dal punto di vista ideologico, ma perché continua a coltivare dubbi, perplessità. Al momento non ci sono incrementi significativi delle terapie intensive o delle ospedalizzazioni. Speriamo appunto di poter tenere sotto controllo il numero, raccomandando peraltro alle persone di adottare le misure di sicurezza. L'idea che, essendosi vaccinati, si può fare qualunque cosa in qualunque condizione senza più rispettare norme di distanziamento, di igiene, di pulizia delle mani, di sanificazione dei locali e così via, è una idea sbagliata che favorisce comunque la circolazione del virus, che colpisce anche i vaccinati e, seppure in misura decisamente inferiore ai non vaccinati, anche su una percentuale ridotta di vaccinati può produrre conseguenze pesanti lo stesso. Quindi la prudenza bisogna comunque mantenerla e bisogna accompagnare alla campagna vaccinale altrettanta campagna di informazione e di sensibilizzazione a non perdere le buone abitudini.